Salve amici amiche mie, buona giornata a tutti e benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi prepariamo insieme un secondo molto gustoso, molto semplice da preparare, ma soprattutto molto economico. Sto parlando di patate e uova in padella. Veramente un secondo semplicissimo da preparare, ma di grande effetto. Quindi non perdiamo tempo, iniziamo subito questa semplice e buona ricetta. E mi raccomando, non saltate i passaggi per avere un ottimo risultato. Ed ora iniziamo. La prima cosa da fare è sbucciare e tagliare in pezzi le patate. Ho messo qui sul fuoco una pentola con dell'acqua e l'ho portata a ebollizione. Adesso andiamo a versare all'interno le patate e gli diamo una sbollentata. Naturalmente le patate sono state lavate e quindi andiamo a fare così, piano piano, un po' alla volta. Ecco qua. Copriamo e lasciamo cuocere il tempo necessario che si ammorbidiscano, quindi all'incirca 10-12 minuti più o meno. Dopo 10 minuti di cottura spegniamo il gas e scoliamo le patate. E adesso continuiamo la cottura delle patate in padella. Accendo il gas, metto un giro d'olio e all'olio unisco una mezza cipolla tagliata a fettine, così. Lascio profumare l'olio e ammorbidire un po' la cipolla. Mi raccomando, non fatela bruciare, dobbiamo solo far imbiondire. Ok, dopo qualche minutino, come vedete la cipolla è ancora chiara, si sta imbiondendo, mi raccomando. E a questo punto unisco le patate e continuo la cottura dolcemente facendo rosolare le patate con attenzione, mi raccomando, non le rompete, bisogna che si rosolino per bene. Metto un po' di sale e una spruzzatina di pepe. Dopo 5-6 minuti le nostre patate hanno iniziato a prendere colore e quindi a rosolare leggermente. Allora, cosa dobbiamo fare adesso? A questo punto aggiungiamo le uova, quindi facciamo un po' di spazio, così, e aggiungiamo l'uovo. Metto un pizzichino di sale sulle uova, copro con il coperchio e lascio cuocere il tempo necessario che le uova si rassodino, ok? Le uova hanno iniziato a rapprendersi, però il tuorlo è ancora morbido, come vedete. E allora, e per terminare la preparazione, aggiungo del provolone dolce, io ho preferito il provolone dolce, però voi se volete potete utilizzare qualsiasi tipo di formaggio e naturalmente anche del parmigiano. E per finire una foglia di basilico. Copro con il coperchio e lascio sciogliere il formaggio. Ed ecco qui le nostre patate con le uova sono pronte per essere gustate. Ragazzi, che bontà! E con questa ricetta io vi saluto, vi aspetto alla prossima
come dico sempre, vi do un abbraccio, un arrivederci e un grazie a tutti da Zia Franca. Ciao a tutti.